Christian Filangieri, la principessa bionda della TV italiana dallo spot Team Maleficent. Dalla corona sfiorata di Miss Italia a uno spot per la Team che la lanciò come stellina della televisione, fino a un percorso prolifico in alcune delle più importanti fiction italiane, è Christian Filangieri, che dall'alto della sua bellezza aristocratica frutto di un curioso miscuglio tra Napoli e la Mitteleuropa, sangue blu e un'infanzia in giro per il mondo, resta uno dei volti televisivi più freschi, amati e popolari dopo un ventennio di carriera. Ripercorriamolo, dalle battutine sulle offerte telefoniche al ruolo della Gida Clara nel Paradiso delle Signore. Miss Italia e gli spot Team. La carriera di Christian inizia nel 1997 proprio con la partecipazione a Miss Italia, che le apre le porte dello spettacolo, si classifica terza, dietro la vincitrice Claudia Trieste e Vincenza Capace, in quell'edizione ci furono anche Caterina Murino e Mara Carfagna, ma diventa più famosa di quelle che l'hanno preceduta. Non certo per merito del programma di moda che conduce nel 1998 sull'emittente via cavo Stream TV, ma grazie alla serie di spot indiretti da Daniele Lucchetti nel 1999, in cui è testimonial nei panni della bella Camilla. È proprio il personaggio della biondina che flirta al cellulare, in tempi che oggi appaiono preistorici, con l'opzione Team chiami tre numeri a sole 150 lire, a farle scoprire l'amore per la recitazione. La carriera in TV. Nel 1999 esordisce nel cinema con il film Non lo sappiamo ancora, sul grande schermo apparirà anche in La terra e il vento e Lacrime delle Dolomiti di Sesto, ma è soprattutto la televisione a regalarle grande popolarità. Dalla soap opera di breve durata Cuori rubati, che lanciò anche una giovanissima Micaela Ramazzotti, Christian transita ben presto in una serie di prodotti di grande successo, per l'ASC. Un eroe italiano, Le ragazze di Miss Italia, Amanti e segreti, Sospetti, Ho sposato uno sbirro, I liceali 3, I Cesaroni, Gli anni spezzati, L'ingegnere. Il volto antico la rende perfetta per produzioni in costume, come Eravamo solo mille e sissi, fino alla fortunata Il Paradiso delle Signore, dove interpreta l'integerrima e severissima Clara Mantovani. Christian Filangieri, la vita privata, marito e figlio. Christian si è sempre tenuta lontana dal gossip più becero. Non a caso, ha trovato l'amore ben lontano dal mondo dello spettacolo. Nel settembre 2010 ha sposato il romano Luca Parnasi, costruttore e numero uno del gruppo immobiliare Parsitalia. Nell'aprile 2012, la coppia ha avuto un figlio di nome Alessandro. Le curiosità su Christian Filangieri. Infine, segnaliamo alcune curiosità sull'attrice, che probabilmente ben pochi conoscono. 1. Christian viene da una famiglia nobile partenopea, i Filangieri di Candida Gonzaga. Tra i suoi antenati c'è il giurista illuminista Gaetano Filangieri. 2. La Filangieri è nata a W con Dieresi Augsburg, in Germania da papà napoletano e mamma boema. Il padre Antonio, morto nel 2002, è stato un esploratore e filantropo, nonché collezionista di oggetti degli indios dell'Amazzonia e del Mato Grosso, e sostenitore della fondazione del Parco Nazionale del Matese. La madre, Elisabeth Felkel, è nata a Praga ma ha abbandonato la città con la famiglia ancora bambina durante la Seconda Guerra Mondiale. È inoltre una nota pittrice di icone russe. Christian ha una sorella, Yvonne Carolina. Da piccola la Filangieri ha vissuto a lungo in Brasile. Inoltre, dopo il liceo ha lavorato come accompagnatrice turistica.